Il quinto fine settimana di 7 della stagione 2016 dell'Italian F4 Championship Power by Abarth si disputa sull'autodromo di Vallelunga. Nonostante ci si trovi oltre la metà del campionato, le classifiche sono ancora tutte da decidere. Anche per questa ragione le tre gare si preannunciano interessanti e incerte come lo sono da inizio stagione. Come sempre, le tre gare in programma attribuiscono punti per tutte le classifiche di campionato: assoluta, rookie trophy, woman trophy e team. Gara 1 e gara 2 hanno durata di 28 minuti più un giro, gara 3 dura 18 minuti più un giro. Si comincia dalle qualifiche. Dopo un weekend che lo ha visto sempre tra i primi sul circuito del Mugello, il rookie Yuri Vips si conferma a Vallelunga, dove fa segnare il miglior tempo nel primo turno di qualificazione in 1.34.499, ma anche nel secondo, dove scende a 1.34.278. Dietro di lui, in gara 1, scatta il compagno di squadra Prema Power Team Mick Schumacher, grazie al crono di 1.34.528. Seguono Raul Guzman, DR Formula, Diego Bertonelli, Bytec, Juan Manuel Correa, secondo nel Rookie Trophy, Artem Petrov, terzo tra i rookie, Giuliano Raucci, DEG Motorsport, Kush Maini, BVM Racing, quarto tra i rookie, Devlin De Francesco e Simone Cunati, Vincenzo Sospiri Racing, quinto tra i rookie. Il secondo turno di qualificazioni, che determina l'ordine di partenza di gara 2, vede ancora una volta Mick Schumacher in prima fila dietro al compagno Yuri Vips. Terzo e quarto sono invece Giuliano Raucci e Kush Maini, seguiti da Diego Bertonelli, dal leader del campionato Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Raul Guzman, Devlin De Francesco, Juan Manuel Correa e Simone Cunati. Sabato pomeriggio si corre gara 1 e, come più volte è successo in questa stagione, pochi minuti prima del via inizia a cadere la pioggia, a causa della quale il programma subisce un ritardo di oltre mezz'ora e la partenza viene data in regime di safety car. Non appena questa rientra ai box, si capisce subito che la scelta delle gomme sarà determinante per il risultato della gara. Raul Guzman, DR Formula, e il compagno Artem Petrov fanno quella giusta montando gomme Rain e nell'arco di 3 giri dopo il rientro della safety car sono già primo e secondo con ampio margine di vantaggio su Mick Schumacher terzo. Proprio Guzman, Petrov, primo tra i rookie, e Schumacher, Prema Power Team, salgono sul podio assoluto, mentre al quarto e quinto posto chiudono i compagni del Prema Power Team Yuri Vips, secondo dei rookie, e Juan Manuel Correa, terzo dei rookie. Seguono Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Diego Bertonelli, Bytec, Giuliano Raucci, Devlin De Francesco, Mueke Motorsport, Simone Cunati, Vincenzo Sospiri Racing, quarto nelle Rookie Trophy. A proposito di Rookie Trophy, dietro Cunati ci sono Giacomo Bianchi, Lorenzo Colombo, Leonard Hugenboom, Fabienne Woolwend, prima nelle Women Trophy e 17esima assoluta, Aldo Festante e Jaden Conwright. La lotta per la prima posizione di gara 2 si risolve in partenza, quando Mick Schumacher supera il proprio compagno di squadra, Prema Power Team, l'estone Yuri Vips, che ha un avvio lento a causa di un evidente pattinamento delle ruote posteriori e chiuderà in seconda piazza. Da quel momento il tedesco non lascia più la leadership fino alla bandiera a scacchi. Non lo disturba nemmeno l'ingresso della safety car, già al terzo giro a causa dell'uscita di pista ad alta velocità ma senza conseguenze di Devlin De Francesco, Mueke Motorsport. Al sesto giro, ancora in regime di safety car, Lorenzo Colombo rientra ai box per sostituire l'ala anteriore danneggiata. Sul terzo gradino del podio sale Giuliano Raucci, DEG Motorsport, mentre dal quarto posto arriva Diego Bertonelli, Bytec, seguito da Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Raul Guzman e Artem Petrov, DR Formula, Kush Maini, BVM Racing, Sebastian Fernandez, RB Racing. Chiude la top 10 Juan Manuel Correa. Per quello che riguarda il Rookie Trophy, prima posizione per Yuri Vips, davanti ad Artem Petrov, Kush Maini, Sebastian Fernandez e Juan Manuel Correa. Fabienne Woolwend è prima nel Women Trophy e 24esima assoluta. Una nota a parte la merita lo spettacolo regalato da Raul Guzman e Kush Maini in lotta per la sesta posizione, alla meglio il primo, mentre Maini, a causa di un leggero contatto di gara con Guzman, che lo rallenta, deve cedere anche ad Artem Petrov.
Ed eccoci a gara 3, allo spegnersi delle luci rosse, il vincitore di gara 1, Raul Guzman, DR Formula, rimane fermo in griglia e viene urtato dall'incolpevole Joao Vieira, Antonelli Motorsport, il quale a sua volta coinvolge Marino Sato, Vincenzo Sospiri Racing. Piloti lesi e gara 3 che vede subito l'ingresso della safety car che rientra in pit lane quando mancano circa 6 minuti su 18 al termine della corsa. Se Juan Manuel Correa, Prema Power Team, scattato dalla pole in virtù della inversione dei primi 10 di gara 2, va a vincere controllando il ritmo, dietro è grande bagarre. Il più attivo è il compagno di Correa, Mick Schumacher, che supera subito Yuri Vips alla fine del 14° giro a causa di un errore al giro 6, fino a chiudere al secondo posto. Terzo è invece l'indiano Kush Maini BVM Racing, che non solo ottiene il secondo posto nel Rookie Trophy, ma sale per la prima volta sul podio. Seguono Sebastian Fernandez, terzo tra i rookie, Artem Petrov, DR Formula, quarto tra i rookie, Marcos Siebert, Jenser Motorsport, Diego Bertonelli, Bytech, Giacomo Alte, Bytech, quinto tra i rookie, Giuliano Raucci, DEG Motorsport e Job Van Uytet, Jenser Motorsport. Fabian Wolwend si conferma prima nel Woman Trophy e chiude al 19° posto. Il prossimo appuntamento, sesto e penultimo della stagione 2016 con l'Italian F4 Championship, è per il 23, 24, 25 di settembre sul circuito di Imola.